Ora parliamo di Pilates, lo stress da una posizione sbagliata, stare troppo tempo seduti, stare troppo tempo davanti alla televisione, tanti comportamenti errati. Il Pilates potrebbe essere una soluzione. Diamo questo servizio. Bacio destro e la gamba sinistra. La gamba deve sempre spingere un po' indietro, quindi provate sempre a tirare leggermente un po' indietro con la punta del piede, mentre con il braccio invece spingete un pochino avanti. Che cos'è il Pilates? Pilates è un'attività di tonificazione e allungamento muscolare, coinvolge tutti i distretti muscolari, è un'attività appunto molto interessante per lo sviluppo di tutta la muscolatura. Spopola da anni nelle palestre di tutto il mondo. Il suo inventore, un signore tedesco emigrato in America nei primi del Novecento. Rachitico, asmatico, Joseph Pilates da bambino soffriva anche di febbre reumatica. Una salute precaria, un fisico meno dotato, ma l'uomo, intelligente e caparbio, non si è dato per vinto e ha piegato i limiti fisici a suo favore. A lui si deve il cosiddetto metodo Pilates, che ha rivoluzionato il concetto di ginnastica. Se c'è ritmo, allora prendendo bene con gli addominali, ancora un pochino più basso, vado a sollevare un po' la testa, le spalle. Pilates inizialmente si occupava molto di danzatori, quindi si è lavorato moltissimo all'inizio con la danza, il mondo della danza che richiedeva un certo tipo di lavoro muscolare, un lavoro muscolare specifico appunto per tutti i movimenti che poi vengono fatti dai ballerini. E poi si è appunto inserito nel contesto fitness, nel contesto delle attività motorie. Fondamentale il lavoro della respirazione e sulla respirazione, perché gli esercizi del metodo Pilates si ispirano ad antiche discipline orientali come lo yoga. Respirazione, concentrazione, tonificazione, il Pilates è un lavoro integrato e sinergico sui muscoli. È molto interessante l'uso della parete addominale, chiaramente, perché la zona addominale viene sempre stimolata, viene sempre attivata per permettere anche ad altre parti del corpo di lavorare in maniera corretta. Soprattutto anche a livello questo dell'arachide, della colonna vertebrale, che poi appunto ha dei notevoli benefici. Giovamento con Pilates. Funziona. Fa male, ma funziona, cioè fa male nel senso che sono fuori allenamento, però è utile, lo faccio volentieri e Non è difficile. no, è concentrarsi, applicarsi e si ha risultati, quindi va bene. Io sono La schiena? contento per la schiena, per la salute, per la mente, per tutto. È un'ottima cosa. Mantenete un po' la posizione, fate un bel respiro. Cercate di allungare un po' la parte interna delle cosce. Pilates, che effetto fa? Bellissimo, allunga, rilassa, rassoda, fa bene alla mente e al corpo.